quanto è importante questo evento qui di oggi? Ma credo che sia molto importante perché è quasi unico nel suo genere. La divulgazione scientifica, benché sia un'attività meritoria, a detta di tutti, soprattutto dei responsabili dei media e delle reti televisive, in realtà ha pochissimo spazio. E allora ogni iniziativa come questa, che premi i più meritevoli e che quindi porti all'attenzione del pubblico, dell'opinione pubblica, della società, la necessità di divulgare la scienza in un mondo che è così tecnologicamente avanzato ma poco alfabetizzato scientificamente, io credo che debba essere salutato con grande favore. Come è nato questo volume? E il libro è appunto un lavoro comune sulla base di interessi che sono appunto quelli riguardanti la filosofia della scienza, della medicina soprattutto, la storia e la filosofia della psicologia e soprattutto delle neuroscienze, ed è un libro che tratta appunto una tematica e un'area del tutto innovativa nel campo, che è quello della neuroetica. La neuroetica è sostanzialmente una disciplina che si occupa di studiare l'interazione tra neuroscienze e etica in modo bidirezionale. Si occupa sia di come le neuroscienze caratterizzano il nostro comportamento morale e capire quali sono le implicazioni etiche che derivano dalla ricerca e dalla clinica in ambito neuroscientifico.